Ciao a tutti amici di Cucina con Luca e ben ritrovati con me. Oggi un bel piatto di pasta, io ho scelto quella integrale e ci andrò a fare un condimento, ecco qua, di melanzane, zucchine e pomodorini. Semplicissima, facilissima. E l'unica cosa, i pomodorini, io li tuffo nell'acqua bollente della pasta per togliergli la pelle. Però è una cosa facoltativa, si possono benissimo tagliare e aggiungere alla salsa che farò tra poco. Velocissima, buonissima, andiamo a vedere questa pasta melanzana e zucchine. Se nel frigo avete come me una melanzana, vedete, ha fatto delle pieghe, ha qualche giorno questa, però comunque è buona, è ancora abbastanza soda. Stessa cosa le zucchine e magari dei pomodorini maturi, vedete, anche questi hanno qua delle pieghette qua, si è arricciata la pelle quasi, perché anche loro sono belli maturi e hanno qualche giorno. E quindi per farci un sughettino con questi tre ingredienti, secondo me è l'ideale per condirci appunto un bel piatto di pasta. Cipolla tritata, non ne serve assolutamente tanta, del sale fine ovviamente, dell'olio extravergine, un po' di pepe. Questa è l'acqua in ebollizione dove andrò a calare la pasta una volta pronto il mio condimento. Però prima pomodorini che ho già lavato molto bene, li tuffo qua dentro in acqua bollente, non ho ancora salato, circa 30-40 secondi, iniziano a spellarsi e li tiro fuori, dopodiché li metto qua in acqua fredda e gli vado a togliere la pelle. Si spaccano da soli qua nella pelle, quindi non c'è neanche bisogno di inciderli, i pomodorini piccoli così. Li vado a spelare, ecco qua, così non avrò il problema della buccia, ecco qua, si spelano davvero facilmente così. Un po' di pazienza, ma neanche più di tanto, si tratta davvero di 5 minuti di lavoro. E magari solo adesso li vado a tagliare a metà, così, senza pelle, in modo che tirano fuori il loro sughetto. Li tengo un attimo da parte. E invece adesso vado a tagliarmi la melanzana e la zucchina, già lavate. Quindi via testa e coda della melanzana e le vado a fare a cubetti piccoli. Naturalmente più piccoli li facciamo e prima cuoceranno ovviamente. Fatte delle striscioline vado giù a cubettini. Stessa cosa delle melanzane, faccio dei cubettini da un centimetro più o meno, quindi abbastanza piccoli, in modo che in 5-6 minuti sono già pronte. Padella o un tegame, vado giù con un po' d'olio e la cipolla e faccio rosolare un minutino. Appena inizia a rosolare la cipolla, davvero un minuto è passato, vado dentro con i cubettini di melanzane e alzo un po' la fiamma. Una bella giratina insieme alla cipolla e vado a mettere un pizzico di sale, aiuterà a tirare fuori il loro liquido e quindi a farle stufare bene. Ecco qua, una volta salato e girato insieme alle cipolle, qua cosa facciamo? Chiudiamo e ogni tanto diamo una girata per circa 10 minuti. Eccole qua, guardate, vedete, hanno tirato fuori, sono umide ma nello stesso tempo cotte per 10 minuti col coperchio, forse anche meno. Ora vado dentro con le zucchine invece, eccole qua, che hanno bisogno di meno cottura e quindi sempre fiamma forte per ancora un 5 minuti sempre col coperchio. Ecco, sono passati più o meno 5-6 minuti, e le melanzane sono davvero già cotte e le zucchine sono ancora un po' al dente, però ora aggiungo i pomodorini che ho tolto la pelle in precedenza, vedete, con tutto il suo sughetto, eccolo qua. E ora mischio bene tutto e cerco anche di schiacciarli per far uscire bene il sughetto. Ho appena abbassato anche la fiamma, tanto oramai la fiamma alta non serve più. Ora non si fa altro che prima di tutto calare la pasta, perché qua davvero in 10 minuti è già pronto questo condimento qua. Ora cosa faccio? Regolo magari con un po' di pepe che ci sta bene e un po' di sale, non tanto il sale perché comunque
Abbiamo già salato le melanzane prima, però un po' per i pomodorini, le zucchine, ecco, ci vuole. E allora giù con la pasta, direttamente in padella. E qua iniziamo a girarla bene, eh. Questa pasta integrale con questo sughettino di melanzane e zucchine davvero ci sta proprio bene. Direi che è legata piuttosto bene. Ora che cosa faccio? Fuoco oramai non c'è più sotto, quindi vado a mettere un po' di parmigiano che secondo me ci sta benissimo. Do una bella mischiatina al parmigiano, così ho anche più sapore e posso davvero andare giù nel piatto. E allora, un bel piatto davvero sano e comunque ricco di gusto, eh? Ecco qua. Se vogliamo un'altra spolveratina di parmigiano e direi che è prontissimo. Che bella pasta integrale con zucchine e melanzane e qualche pomodorino maturo. Ma davvero golosissima e anche molto salutare. C'è che la andiamo a assaggiare, va? Perché davvero è molto molto buona. Buonissima e davvero si sentono tutti i sapori per quanto pochi siano, quindi si sentono le zucchine, si sentono le melanzane e si sente il pomodoro. Ragazzi, buon appetito!